Scie chimiche, chemtrails. Di cosa stiamo parlando? Le scie di condensa sono provocate dalla trasformazione del vapore acqueo prodotto dalla combustione del carburante in aghetti di ghiaccio, causata dalle condizioni di umidità, pressione e temperatura che si riscontrano solo ad alte quote di volo. Secondo la NASA, le contrails si formano quindi ad altitudini in genere superiori ai 9.000 metri, valori di umidità relativa superiore al 72% e temperature inferiori ai meno 41 gradi Celsius. Qualsiasi velivolo che rilasci copiose scie a quote inferiori e condizioni di umidità e temperature non idonee è un aereo chimico. Il nome scie chimiche è la traduzione del termine chemtrails, coniato per la prima volta nel 1996, anno in cui in Canada si ebbero i primi avvistamenti delle medesime. Le scie chimiche vengono definite tali per il semplice motivo che non sono scie di condensazione, contrails, ma sono generate artificialmente, a quote e condizioni di temperatura ed umidità non idonee alla formazione delle scie di condensa tipiche. I governi ed i militari hanno eseguito sperimentazioni su aree popolate sin dalla fine degli anni 40 e su questo è stata raccolta una documentazione impressionante. Con incredibile disprezzo della vita umana, i governi di ieri e di oggi hanno compiuto e compiono tuttora esperimenti su cittadini inermi ed inconsapevoli. Nel 2003 l'Italia ha stipulato un accordo di collaborazione con gli Stati Uniti, denominato Cooperazione Italia-USA su scienza e tecnologia dei cambiamenti climatici. Questo accordo ufficialmente è volto allo studio dei fenomeni atmosferici, ma in realtà, come si deduce dai vari paragrafi del documento, implica la diffusione di sostanze chimiche dannose in atmosfera tramite aerei opportunamente attrezzati per verificare gli effetti delle stesse sulla biosfera. Abbiamo reperito decine di brevetti acquisiti in seguito dalla NASA e da altri organismi statunitensi che permettono la modificazione dei fenomeni meteorologici attraverso il cospargimento aereo di elementi chimici come alluminio, zolfo, titanato di bario, torio radioattivo, rame, selenio, manganese, quarzo, silicio. L'irrorazione di tonnellate di particolato in bassa ed alta atmosfera in vaste aree del mondo sta modificando in modo irreparabile gli equilibri climatici e biologici e seppure queste operazioni di aerosol vengano spacciate per tentativi di mitigare l'effetto serra, esse invece sortiscono l'effetto contrario. È infatti dimostrato che la barriera artificiale creata tramite le scie chimiche, oltre ad impedire il passaggio della luce solare necessaria per la vita sulla Terra, imprigiona il calore negli strati bassi dell'atmosfera, con un conseguente aumento delle temperature. Non dimentichiamo inoltre che il lungo periodo di siccità che affliggerà varie parti del mondo è senza dubbio causato dalla massiccia diffusione di bario in atmosfera. Se veramente tali operazioni di aerosol fossero mirate a mitigare l'effetto serra, per quale motivo aerei cisterna KC-135 volano bassi nelle ore notturne?